Buongiorno e benvenuti a tutti e a tutte per il nuovo appuntamento di Sottosopra sul neoliberismo. Come già puntate per tutto il mese di giugno ci occuperemo del rapporto tra neoliberismo e Unione Europea. Mentre non faccio le interviste a Dardò e ad Arienzo, si occupa Dardò molto più ampio sul neoliberismo in Unione Europea, toccando molti vari punti, con Arienzo abbiamo parlato di governance. Oggi come ospite abbiamo Cristina Re, che è dottoranda a Siena, e con lei parleremo se l'Unione Europea sia più o meno riformabile o se totalmente irriformabile. Oramai bisogna uscire e trovare qualche altra soluzione. Ecco. Soprattutto vorrei prima di tutto ringraziare Cristina per aver accettato Grazie a voi. il nostro invito. E quindi, vediamo. Partiamo subito per chiarire anche a chi ci ascolta il primo tema primo tema all'interno, no? Che cos'è il neoliberismo, no? Facciamo subito un chiarimento. Possiamo parlare di neoliberismo, liberalismo, o i due termini anche, insomma, possono essere accoppiati o vanno divisi. Insomma, un piccolo quadro per chiarire a chi ci ascolta. Insomma, questa è la prima domanda. Perfetto, intanto grazie per l'invito, ecco, tempo importante cercare dei momenti di dibattito su questi temi d'attualità. Allora, che cos'è il neoliberismo? Allora, potremmo definire il neoliberismo in molti modi. C'è chi potrebbe definirlo un'ideologia, una razionalità, un progetto politico, eccetera. Sono tutte definizioni corrette, ma in realtà principalmente il neoliberismo è una risposta. È una controrivoluzione, in termini gramsciani, una rivoluzione passiva. Si tratta infatti della risposta organizzata della classe capitalista alla lotta di classe degli anni 60 e 70, nonché alla caduta della produttività del lavoro negli anni 70. Ossia, da un lato c'era la necessità di rispondere a una lotta di classe che poneva in discussione il modo in cui la produzione era organizzata e il modo in cui il surplus era distribuito. Quindi si trattava di una lotta che non solo stava sul piano della redistribuzione, ma parlava di condizioni di lavoro, di assistenza sanitaria, di accesso all'istruzione, di uguaglianza tra generi, eccetera. Una lotta di classe che poteva contare anche sulla minaccia che l'Unione Sovietica rappresentava, il socialismo reale, e che costringeva i capitalisti ad ampie concessioni su tutti i piani. Uno dei modi quindi per rompere la forza della classe lavoratrice è stata quella dell'indipendenza della banca centrale e della finanziarizzazione dell'economia, due elementi che sono centrali nel pensiero neoliberista. Da un'altra prospettiva, però, possiamo vedere come negli anni 70 inizia anche una crisi sistemica, di un ciclo di accumulazione alla quale la classe capitalista risponde con un'espansione finanziaria. In questo senso è molto utile riprendere l'analisi di Giovanni Arrighi, ben esposta nel lungo XX secolo. Arrighi, riprendendo Marx e Fernand Braudel, descrive il ciclo di accumulazione come caratterizzato al suo avvio da un'espansione materiale, con l'allargamento della produzione e del commercio di beni. Quando poi questo sviluppo incontra il proprio limite, emerge una crisi, a cui il centro capitalistico risponde con un'espansione finanziaria, che rilancia in maniera temporanea l'accumulazione, fino poi ad arrivare ad una crisi terminale che porta alla riorganizzazione del sistema mondiale del capitalismo. Quindi, per poter capire cos'è il neoliberismo, intanto dobbiamo partire dai rapporti di classe del periodo in cui si diffonde e dalle necessità strutturali che il processo di accumulazione capitalistica richiedeva. Come sappiamo bene, la lotta di classe viene vinta dalla classe capitalista e le politiche economiche e sociali necessarie a questa classe vengono poi imposte in tutto l'Occidente. Possiamo così vedere che dagli anni 80 in poi si passa da un'egemonia keynesiana all'affermazione dell'egemonia neoliberista, sia pure con differenti configurazioni a seconda dei diversi contesti nazionali. Ciò però non deve essere scambiato per un ritorno alle politiche dell'essere-faire, come l'etichetta del neoliberismo può erroneamente indurre a sospettare. In particolare,
in quello che ho definito in un elaborato l'internazionale neoliberista, possiamo trovare due approcci diversi, quello neo-austriaco e quello ordoliberista. Secondo lo storico e filosofo Mirowski, queste due visioni possono essere ricondotte a quello che ha chiamato un unico pensiero collettivo neoliberista. Entrambi i pensieri ritenevano che c'era una crisi del capitalismo, che aveva provocato un riorientamento dell'azione dello Stato verso la pianificazione e il protezionismo. E poiché queste politiche erano percepite come un passo prima della collettivizzazione, per ostacolare questa tendenza sentivano la necessità di una nuova ideologia. Pertanto le differenze al loro interno, che adesso andiamo brevemente ad esaminare, sono state messe in ombra per costruire un fronte comune sia contro l'interventismo keynesiano che contro il collettivismo marxista. Denominatore comune sono anche la libertà individuale e la libera concorrenza. Ciò che però differenzia le due posizioni, e qui è molto importante, è la visione contrapposta del mercato, che è naturalistica per i neo-austriaci e costruttivista per gli ordoliberisti. Per i primi, il mercato è una realtà autonoma con proprie leggi e meccanismi che senza alcun intervento esterno raggiungono l'efficienza. Per i secondi, il mercato invece, per operare in maniera competitiva, necessita di un ordinamento attivo da parte dello Stato. Da queste diverse visioni derivano indicazioni diverse sul ruolo dell'intervento pubblico. Se i primi gli riconoscono poca legittimità, gli altri lo considerano essenziale. I primi spingono verso uno stato minimo, privatizzazioni, deregolamentazioni e limitazioni dei poteri di monopolio. I secondi invece spingono verso uno stato forte, verso l'uso della concorrenza come strumento di intervento statale e soprattutto, e questo è uno dei temi che più mi analizzo, verso la necessità di educare i cittadini alla concorrenza. I primi vengono legittimati scientificamente dall'approccio della Chicago School e da Chicago Voice. I secondi dall'approccio del New Public Management e della Public Choice Theory, nonché dai Bocconi Boys. Queste differenze sono utili a capire perché il neoliberismo non si realizza come un fenomeno internazionale coerente e omogeneo, ma crea diverse combinazioni politiche a seconda delle situazioni sociali, economiche, istituzionali e nazionali che incontra. In Europa è stata la versione ordoliberista a diventare egemone, a partire dal suo successo nella Repubblica Federale Tedesca e poi nella costruzione dell'Unione Europea. Mi fermerei con la prima domanda. È proprio così, è proprio su questo punto che ci andiamo, che ci andiamo a innestare, proprio no? Sull'Unione Europea come una costruzione ordoliberale, no? Come ha detto te, quel tema centrale della concorrenza unita poi a quello che era uno dei punti cruciali, no? Pensare a quello dell'elezione della lotta di classe. E quindi politiche che contrastassero poi il sindacato, i lavoratori facessero scomparire il conflitto appunto applicando poi varie politiche di salari bassi, no? Che è un po' quello, insomma, quello con cui anche alcuni autori hanno parlato poi di germanizzazione, poi infine anche di un modello poi neomercantilista tedesco, dove azioni tedesche. Però entriamo ora nel discorso più, diciamo, che ci interessa, insomma, veniamo a uno dei nodi, no? Costruita l'Unione Europea possono essere in un qualche modo riformati o no? Qual è, insomma, il tuo punto di vista? Cioè, è possibile una democratizzazione, come ad esempio Varoufakis l'ha proposta negli ultimi tempi, o ormai l'Unione Europea, come è stata fatta, è irriformabile? Allora, per poter rispondere a questa domanda dobbiamo partire da un punto di vista, nel senso che l'Unione Europea non è soltanto una costruzione tecnocratica, che pure lo è, ma è un progetto di classe, della classe capitalista europea. Infatti possiamo vedere come inizialmente la CEE nasce su spinta degli Stati Uniti in funzione antisovietica, ma pian piano, anche con numerosi attriti all'interno della classe capitalista europea, il progetto cerca di assumere sempre di più un piano indipendente rispetto agli Stati Uniti. Come hanno giustamente fatto notare i compagni della rete dei comunisti,
Il tentativo è quello di costruire un polo imperialista in grado di reggere la concorrenza interimperialista, che è sempre più accesa tra poli in competizione. Un altro elemento dell'analisi di Arrighi ci può essere utile per comprendere questo concetto. Si tratta della definizione di ciclo di egemonia. Per Arrighi, la sequenza dei cicli di accumulazione, di cui ho parlato poco fa, è accompagnata da una successione di cicli egemonici, una definizione che si fonda sul concetto di egemonia di Antonio Gramsci. Cicli egemonici nei rapporti politici tra stati. Lo sviluppo dell'accumulazione su scala mondiale, infatti, ha bisogno della presenza di un potere politico che organizzi i mercati, protegga gli investimenti, assicuri i profitti. È quindi necessaria l'affermazione di un paese capace di esercitare un'egemonia internazionale e di definire il centro del sistema mondiale, in cui il capitalismo è storicamente organizzato. Intorno ad esso poi si struttura una periferia di paesi subalterni sul piano politico ed economico. Come nella fase ascendente, il potere egemonico e l'accumulazione del capitale procedono di pari passo. Così, la fine dell'espansione materiale e la finanziarizzazione si associano alla diminuzione del potere del centro egemonico. Le fasi finali dei cicli sono caratterizzate da una transizione economica e politica. L'accumulazione del capitale tende a spostarsi verso una nuova area, che emerge come centro di un nuovo stadio di espansione materiale, un passaggio che viene alimentato dalla stessa espansione finanziaria precedente, che muove i capitali dai vecchi ai nuovi centri di accumulazione. Nei rapporti interstatali emerge così un periodo di caos sistemico, seguito dal progressivo consolidamento di un diverso ordine mondiale con una nuova potenza egemone. Le fasi di transazione sono sempre caratterizzate da una forte incertezza economica e da un'elevata instabilità politica, che rendono incerta anche l'evoluzione dei rapporti tra stati e gli assetti istituzionali definiti e destinati a definire la nuova egemonia mondiale. Nel lungo XX secolo, Arrighi individua quattro cicli di accumulazione ed egemonia. Un ciclo genovese-iberico dal XV secolo all'inizio del XVII. Un ciclo olandese dal XVII secolo alla metà del XVIII secolo. Un ciclo britannico dalla metà del XVIII secolo all'inizio del XX secolo. Ed infine un ciclo statunitense apertosi all'inizio del XX secolo. In quest'ultimo ciclo gli Stati Uniti, dopo un'importante ascesa dagli anni 40 agli anni 70 del Novecento, si trovano in crisi e anche con il crollo dell'Unione Sovietica si è aperta la lotta su quale sarà la nuova potenza egemone e chi guiderà, se ci riuscirà, il nuovo ciclo di accumulazione. Questo è lo scenario geopolitico nel quale l'Unione Europea si muove e alcuni elementi della classe capitalista europea si rendono conto che il progetto deve fare dei salti in avanti se vuole provare a vincere questa battaglia antiimperialista. Per questo motivo ora vengono messi in discussione dei pilastri che prima sembravano intoccabili. In questo momento abbiamo sospensione del fiscal compact, la Banca Centrale Europea che sta facendo da prestatore di ultima istanza, si sta parlando di politica fiscale comune, eccetera. Tutto però è guidato dagli interessi della classe capitalista europea. Sono loro che decidono come, perché e quando usare certi strumenti a seconda delle loro necessità. Quindi, per concludere, in questo momento l'Unione Europea è riformabile solo dalla classe capitalista, perché il progetto è nato e si è evoluto solo per soddisfare gli interessi di questa. Per gli sfruttati, invece, l'unico modo per uscire da questa competizione imperialista e per cambiare radicalmente le priorità della società c'è solo un modo, che è rompere con il proprio imperialismo e che quindi significa rompere l'Unione Europea. Chiaro. E possiamo arrivare dunque già a qualche cosa su quello che è l'oggi dell'Unione Europea, no? Varato questo grande piano, il Next Generation UE, e può aver fatto, insomma, con una parte di socializzazione, una piccolissima parte di socializzazione del debito. Quindi, potremmo definire la classe borghese europea, la classe dei grandi capitalisti europei, magari ha aperto a una svolta, no?
che potrebbe essere una svolta quella liberale che guarda più al sociale, insomma, possiamo dire o no, comunque, o comunque anche questo piano Next Generation UE che deve rilanciare dopo la pandemia l'economia europea e il lavoro per i giovani, lo sviluppo, la transizione ecologica, è cosa di nuovo, sempre un piano che possiamo racchiudere nell'ideologia, se lo vogliamo dire, o nei dettami di quelli che sono le specificità neoliberiste, perché alla fine poi, se uno va a vedere i fondi stanziati, alla fine non sono tantissimi, sono vincolati a quelle già che erano i dettami famosi della lettera che già Draghi aveva mandato al governo Berlusconi. Siamo più o meno sempre lì, efficienza della pubblica amministrazione, la riforma della giustizia e tutto altro. È qualcosa di nuovo, quindi, questo Next Generation UE che ha dei dettami nuovi, oppure lo possiamo richiudere sempre come un piano neoliberista? Ecco. Allora, secondo me qui l'analisi non va fatta solo da un punto di vista di quantità, va fatta un'analisi di qualità anche da un certo punto di vista. Ed è importante tenere a mente tutto quello che ho detto fino adesso, se è valido quello che è la mia interpretazione della fase storica nella quale ci troviamo. Allora, secondo me, appunto, il progetto Next Generation UE è un passo avanti nella necessità di rafforzare questo polo imperialista europeo e segna sicuramente un'accelerazione in questo senso. Ci sono alcuni componenti della classe capitalista che stanno premendo verso questa direzione e contro cui c'è principalmente l'opposizione dei capitalisti tedeschi, anche se in realtà sarebbe anche a loro vantaggio. In questo contesto di scontro all'interno della stessa classe capitalista, Draghi rappresenta la prima ipotesi e non è un caso che sia quello che più sta spingendo verso il rafforzamento del Next Generation EU. Il progetto in sé, da un punto di vista macroeconomico, conta poco. Si tratta di pochi soldi, in una fase di crisi, quindi non è, diciamo, determinante, ma non è lì la critica che secondo me va posta, perché da un punto di vista di progetto politico è centrale. La classe capitalista europea, infatti, sta spingendo per usare la crisi per superare degli attriti interni, che è una modalità che ha già utilizzato in passato, in cui l'Unione Europea si rafforza quando ci sono delle crisi. In Next Generation EU, infatti, cosa prevede soprattutto? L'emissione di eurobond e la possibilità di prelievo fiscale a livello europeo, rendendo di fatto la Commissione europea un attore politico-economico centrale. Si tratta di un'incredibile accelerazione, se immaginata solo qualche mese fa, della costruzione di una vera e propria entità statale con una cessione ancora più ampia di sovranità da parte dei singoli Stati membri. E personalmente però non ritengo questa un'occasione per cantare vittoria, anzi, a mio parere bisogna vedere come in questo quadro gli stati nazionali vengono sempre più privati dei propri poteri e sempre più ormai vengono delegati a gendarmi sociali, mentre invece dall'altro lato l'Unione Europea si rafforza, ma con l'obiettivo di aumento di profitti, ripartenza dell'accumulazione capitalistica, difesa dalla competizione internazionale. Possiamo quindi essere di fronte anche ad una fase in cui verranno riprese alcune politiche neo-keynesiane ed addirittura di programmazione economica, ma non dobbiamo farci incantare da questi canti da sirena, perché lo scopo per cui vengono portate avanti non risolvono comunque le contraddizioni più importanti del sistema capitalistico in cui viviamo, ossia l'utilizzo dei mezzi di produzione e le scelte di investimento per la massimizzazione del profitto privato piuttosto che per il raggiungimento del benessere sociale della collettività, nonché per l'aumento dell'accumulazione di capitale che accentua la competizione interimperialistica e lo sviluppo ineguale.
e questo tipo di sviluppo abbiamo visto oggi con la crisi Covid-19 a cosa porta. Quindi ci potrà anche essere un maggiore intervento statale, ma sarà uno slogan più Stato per il mercato. L'Unione Europea può anche star cambiando approccio, diciamo, ma rimane fondamentalmente uguale nella sostanza. Quello che hai detto appunto, più Stato per il mercato, è un po' quello che ha rimarcato questi giorni Visco e anche Confindustria, no? E appunto che hanno toccato quando hanno parlato del piano preparato da Draghi, appunto, con l'unico punto su cui vedono ci possa essere intervento statale, perché è un po' quello che di aiutare il mercato, un po' quello che dicevano poi gli ordoliberi, no? Tagliare i rami vecchi che permettono al mercato di fiorire, insomma, un po' questo è punto essenziale. Però cerchiamo ora di allargare un po' di più la visione, no? Insomma, la crisi dovuta alla pandemia da Covid-19, no? Ci porta un po' a ripensare tutto, insomma. Abbiamo scoperto, e possiamo dire che anche la normalità, no, cui eravamo abituati non era, insomma, va da ripensata, e quindi c'è da toccare vari punti che portano che è un ripensare l'economico, o per usare termini inglese economics, nella sua interezza, no? E cercare di costruire dei nuovi paradigmi, no? E dunque anche possiamo dire che forse se per ripensare, per pensare, forse una mano ce la può dare magari l'approccio neomarxista. Ci puoi dire qualcosa al riguardo, Cristina? Certamente. Allora, sì, perché è stata una delle mie grandi battaglie, la battaglia dentro la facoltà di economia. E personalmente, diciamo, mettiamola così, il ripensamento dell'approccio economico non è solo necessario, ma è fondamentale. Nel senso che in questo momento ci troviamo in una situazione nella quale in tutte le università dell'Occidente viene insegnato solo un paradigma economico, che è quello neoclassico. Questo paradigma però non è solo quello che rappresenta il pensiero della classe capitalista, e va bene, che giustifica il capitalismo come l'unico mondo possibile, come il migliore mondo possibile, e va bene, ma è anche scientificamente sbagliato. Cioè, è inutile che ci giriamo intorno. Il paradigma neoclassico è sbagliato. Semplicemente non funziona né a livello teorico né a livello empirico. Per poter vedere che questo paradigma non funziona, non dobbiamo neanche uscire dal paradigma neoclassico. Sono gli stessi economisti neoclassici che ne sono consapevoli. Per esempio, prendiamo Arro de Bro, il cui modello è centrale per la teoria dell'equilibrio economico generale, che è la teoria macroeconomica più importante. Sono gli stessi Arro de Bro a dimostrare che non è detto che l'equilibrio esista, che sia unico e che sia stabile, ma tutto l'impianto macroeconomico si basa sull'esistenza, sull'unicità e la stabilità dell'equilibrio. Per non parlare poi delle aspettative razionali, della completezza dei mercati, di cui gli stessi neoclassici contestano l'esistenza. Se poi usciamo addirittura dal paradigma classico, troviamo le critiche di Keynes e di Sraffa, che ne distruggono le fondamenta. Queste critiche però o sono state riassorbite e neutralizzate, oppure sono semplicemente taciute. Nessuno ne parla più. Questa selezione si spiega ricordando il fatto che questa avviene in un contesto storico, economico e politico che, come ho detto poco fa, è molto particolare. La rivoluzione passiva degli anni 70-80, infatti, aveva bisogno di costruire consenso attorno alla sua proposta politica e sociale, anche attraverso la diffusione di specifiche teorie economiche, nonché di emettere o mettere ogni riferimento a visioni alternative per poter sedare i movimenti politici.
Come disse una volta Graziani, e cito, non è una sorpresa, tutti sanno che la pentola è incandescente e che sollevandone il coperchio compaiono rospi fumanti, che si chiamano classi sociali, sfruttamento, proprietà dei mezzi di produzione, potere delle banche, scambio ineguale, e chi più ne ha più ne metta. Chi non crede a tutto ciò non ci pensa neppure. Chi ne è rimasto scottato una volta se ne tiene ancor più rigorosamente distante. Quindi è nostro compito storico saper pensare un'alternativa, ma per fortuna non dobbiamo partire da zero. Per prima cosa però bisogna scartare il pensiero neoclassico, perché è scientificamente sbagliato, non solo nella sua forma neoliberista, ma anche in quella neokeynesiana. Perché secondo me anche il progetto Next Generation EU non è interamente ordoliberista, assume e sussume alcuni elementi neokeynesiani. Draghi comunque rappresenta quella visione lì, nonostante ci siano Giavazzi che lavorano all'interno del progetto e quindi gli ordoliberisti più puri che partecipano a quel progetto, comunque ci sono degli elementi neokeynesiani. Non dobbiamo pensare che personaggi come Stiglitz o Blanchard siano la risposta. La risposta la dobbiamo andare a riprendere dall'approccio classico marziano, l'unico veramente alternativo, che parte dal materialismo storico e non dall'individualismo metodologico, e che poi nel tempo viene affinato e portato avanti sotto diversi punti di vista, la teoria del padre lavoro e quant'altro. Anche il pensiero economico italiano del secondo dopoguerra andrebbe ripreso. Napoleoni, Graziani, Silo Slabini, Pasinetti, sono tutti grandissimi pensatori che sono stati completamente cancellati dalle università e dal dibattito. Un'ultima postilla e poi concludo. Questo secondo paradigma però non va solo pensato, non basta avere ragione, dobbiamo anche avere la forza per poter immaginare e realizzare un mondo più giusto. Dobbiamo organizzare l'alternativa. Come disse Marx, i filosofi hanno finora soltanto interpretato il mondo in diversi modi, ora si tratta di trasformarlo. Ecco, questa risposta finale ci ha dato parecchi spunti su cui riflettere. Napoleoni l'ho letto anch'io, anche da non anche economista, ed è un autore da cui poter riprendere, da cui riprendere molto. Graziani, diciamo, poi ne ho avuto la fortuna, insomma, di poterne leggere alcuni pezzi e ho potuto spiegare, a parte il professor Giancarlo Falco a Pisa, insomma, qui teneva interamente il corso di storia economica sui scritti, insomma aiutano, permettono anche di comprendere come vive il mondo, insomma, fuori da quella logica, no, dell'individualismo metodologico che avvenga, no? Ti aiuto anche, per chi non lo sa, insomma, dell'ordine spontaneo, no? Dell'uomo che agisce razionalmente, portandolo a fare scelte razionali, poi è possibile progettare delle politiche che lo portino, insomma, che possano portare il governo a trovare le scelte migliori. Detto terra a terra in maniera molto semplice per chi ci ascolta. Sì, insomma. Sì, soprattutto, diciamo, il fatto che l'individuo è isolato. Il fatto questo qui che spiega anche Hirschman nel suo libro Passione e Interessi, no, in cui ripercorre da Machiavelli all'Ottocento, insomma, questo fatto della scelta razionale, lui cerca di dimostrare le tesi della bontà del capitalismo quando ancora non c'era, no? diceva Hirschman. Sì, Cristina, se vuoi aggiungere almeno. No, volevo soltanto dire che la questione del individualismo metodologico è soprattutto il fatto di considerare un individuo come astorico, cioè non è un individuo, è un numero, praticamente, è un qualcosa che non ha
legami sociali che è nato oggi come poteva nascere 200 anni fa ed era la stessa cosa, comunque arrivava in un contesto, massimizzava la sua funzione di produzione, di sua funzione di consumo e basta, questa è la visione economica dell'individuo. E non è così, cioè semplicemente non è così, cioè io non è che debba dire chissà che cosa, semplicemente non è così che funziona l'individuo è prodotto del contesto sociale nel quale si trova, nel contesto sociale capitalista la divisione è divisa in classi, quindi l'individuo dipende, la sua storia in cui si troverà dipende dalla classe di appartenenza nella quale si trova. Questa è la divisione, diciamo, fondamentale che divide due paradigmi: paradigma neoclassico, liberista, liberale, vogliamo definirlo come vogliamo, e paradigma neomarxista, classico marxiano, definiamolo come preferiamo, che è il paradigma di Smith. Se uno leggesse Smith quello utilizza come tipo di linguaggio, come tipo di approccio, e Smith è il padre dell'economia, nel senso non è uno passato così. Io ripartirei da Smith proprio, oltre che da Marx. Sì, no, ma infatti questo è vero di Adam Smith, infatti i futuristi infatti non possono via Adam Smith, no? Già Karl Menger diceva che il tema di Adam Smith portava inevitabilmente al socialismo, no? In cui prevedeva degli aiuti statali e altre cose che poi... Sì, no. Comprendo, sì, no, va bene. Max porta dunque siamo arrivati al pensiero di Smith. Cioè, fa fare un passo al pensiero di Smith e di Ricardo a compimento di quello dove Smith e Ricardo non sono arrivati. Infatti il pensiero neoclassico non è smithiano, è marginalista. Cioè, è un altro mondo. E varrà, è un'altra cosa. Infatti si chiama neoclassico. Mi trovi d'accordissimo. Con queste considerazioni finali abbiamo concluso la nostra intervista a Cristina, che ringrazio ancora. Ringrazio. Speriamo anche di poterci incontrare di nuovo, parlare magari di altre tematiche più centrate. Vedremo anche magari in altre sedi, non per forza davanti al computer. Speriamo di ritrovarci nelle piazze.